Bentornati, ovetti! Nella landa senza lag e senza frame per secondo persi, causa hard disk strani e mezzi rotti. Inoltre, bentornati anche su Super Mario 64 per Nintendo DS. Nello scorso episodio abbiamo completato l'abisso acquatico. Inoltre abbiamo preso anche la stella delle monete rosse del quadro di Mario. E in questo episodio siamo tornati un'altra volta nel quadro di Mario per prendere l'ultima stella, la stella dell'interruttore strano, ossia questo interruttore qua. Quindi, io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, barra un non mi piace e ad iscrivervi al canale. Inoltre, rispondete anche alla domanda del giorno, mi raccomando. Allora, cosa molto interessante, vi spiegano per l'ennesima volta l'interruttore stella. Ha senso che in realtà potete anche provare questo come primo interruttore stella, però dovete per forza avere Mario per prendere la stella. Infatti, vi serve Mario per il salto a parete. Nessun altro personaggio può prendere questa stella. Detto ciò, andiamo a prendere Luigi, perché finalmente adesso andremo nella... Si chiama Terra Innevata, giusto? Sì. Ah, che bello! È il primo quadro che non sia quello di Wario, del secondo piano del castello di Peach. Finalmente! Finalmente! Allora, il quadro si trova ovviamente al secondo piano, ma dov'è di preciso? Inoltre, perché sto facendo quello al posto del quadro con... l'insetto d'acqua, insomma, che non è un insetto ma dettagli, ossia quello, perché sì, anche questo è un quadro. Allora, in maniera molto sintetica, ok, questo quadro è il numero 10 se non sbaglio, quindi sto andando in ordine, ed è qua dentro e si trova in questa stanza. E passa l'ambulanza, il pupazzo si è montato la testa. Allora, area 10, esatto, si è intravista, ma questa è un'area con un pupazzo di neve gigante, ossia lui. Unica pecca, non mi ricordo come arrivare in cima al pupazzo di neve. Se non sbaglio devo fare un giro strano? Forse sì, è meglio leggere il cartello, non si sa mai. Vediamo un po'. Correre in cerchio fa incrociare... Ancora questi suggerimenti? Basta, ok. Si può arrivare, se non sbaglio, in cima anche con il triplo salto? Ci serve? O meglio, ci conviene? No. Il punto è che, seriamente, non ricordo la strada giusta. Credo bisogni fare il giro. E per giro intendo andare qua e cercare un modo per salire. Però non preoccupatevi, oggi dovrei fare teoricamente... Quante? 5/6 missioni? Alla faccia! Vabbè, vedremo più avanti se riesco a farle tutte oppure no. Allora, dobbiamo salire qua sopra, ci serve un triplo salto se non sbaglio. Oppure un salto doppio, oppure basta non... essere spinti dalla spalaneve, insomma. Ok, allora, riuscirò ad arrivarci senza essere... Luigi! Smettila! No! Basta! Luigi! Ok, no! Mamma mia! Ok, questo gioco è impossibile. Allora, no, no. Sai che posso anche correre senza saltare questi cosi, vero? Sì. Però poi si scivola, attenzione. Oh, mamma mia, 3 secoli solamente per fare un salto. Vabbè, comunque, questa missione non è troppo complessa, se state attenti e non cadete, e non vi fate prendere troppe volte da quel coso là. Inoltre, dovrebbe spawnare un gufo dopo aver completato le prime missioni. Allora, una volta arrivati qua... Eh? Chi va là? Chi si arrampica? Una formica di gelo? Una pulce di neve? Qualsiasi cosa sia, mi dà fastidio, la faccio volare via. Ora, il pinguino gli aiuta, perché questo soffio viene bloccato dal pinguino. Potete ovviamente anche ignorarlo. Vabbè, il cappello dov'è? Da qualche parte qui? Ah, ce l'ha il nemico. Beh, perché non mostrarvi che succede se prendete un blocco senza cappello? Esatto, bo-bomba. Bello, vero? Ah, la gioia. Ovviamente farò un taglietto, perché non voglio stare qui 100 anni. Inoltre devo rifare lo stesso percorso identico a prima, grazie del cappello. Fammi prendere la vita e ci rivediamo dov'era il pupazzo di neve sputa... vento? Dicevo, si può ignorare se con Luigi fate così. Perfetto. Allora,
Detto ciò, la stella è letteralmente sulla testa dello stuzzicadente, del, come si chiama, del pupazzo di neve. Quindi l'abbiamo presa e andiamo alla prossima missione. Raffredda i bollenti spiriti. Allora, che devo fare qui? Beh, me lo ricordo. Ok, perfetto, per una volta mi ricordo quello che devo fare. Dobbiamo semplicemente sconfiggere quel bullo gigante fatto di ghiaccio. Basta, è molto semplice se sapete attaccare il bullo. Il problema è che quest'acqua qua sotto in realtà può essere più un demerito che un aiuto. Il motivo è molto semplice. A quanto pare quest'acqua è come la lava. Vi fa danno come se fosse lava. Appunto hanno aggiunto un modo per darvi più fastidio al posto di semplicemente farvi cadere nell'acqua e non prendere danno. Ma non importa, non importa. La scultura di ghiaccio di Yoshi. Ovviamente non dovrei neanche dirlo. Per questa missione avete bisogno di Yoshi, che andremo a prendere adesso e che penso di usare per il resto dell'episodio, perché è un po' triste, però Wario l'abbiamo comunque usato per un bel po', perché è importante per prendere un sacco di stelle nascoste più che altro, ma non importa. Mario è il personaggio principale, Luigi è il personaggio più OP, ma non stiamo usando più Yoshi. E vi ricordo che se volete Yoshi può indossare un cappello di qualunque personaggio che non sia se stesso, ovviamente, perché immaginate un cappello di Yoshi su Yoshi, una testa di Yoshi su Yoshi, è un po' inquietante, no? Comunque, può indossarlo sin da inizio missione, quindi è una cosa comunque molto bella. Ah, tanto per dire, credo ci sia un coniglio rosso qui per Mario, ma non ne sono molto sicuro, tornerò qui con Mario, penso, più tardi. Allora, la scultura di ghiaccio di Yoshi, qui dovete per forza avere solo Yoshi. Allora, fatemi un attimo controllare, io devo per caso fare... No, perfetto, stavo controllando solamente... Ah, devo per caso fare la missione delle 100 monete o monete rosse oggi? No, la faremo domani. Allora, ci serve non il cappello di qualcuno, e né il vento che ci sposta e ci elettrifica con questa palla elettrificata, ma ci serve il fuoco. Infatti la scultura di ghiaccio di Yoshi non era questa, o meglio, non era la missione che c'era anche in Super Mario 64 per Nintendo 64. Aggiungerei, se non sbaglio, questo mondo è il mondo con più differenze, o meglio, dovrebbe essere il mondo con più differenze tra la versione per 64 e la versione per DS, quindi... Sì. Allora, per prendere questa stella senza problemi, mangiate il fuoco e poi non cliccate il pulsante R, perché se non sbaglio o sputerete il fuoco, in sintesi però non vi accovaccerete, l'importante è quello. Allora, cerchiamo di andare qua sopra. Perfetto, possiamo ancora arrampicarci in maniera decente. E... salto e sputo il fuoco! Perfetto, se non sbaglio dovrei aver sciolto anche tutto il resto. Esatto, quindi ora, con un salto all'indietro, prendiamo la stella con Yoshi! Vola, oltre il lago gelato! Per questa missione conviene avere Luigi, in realtà. Perché quando è vero che tutti quanti i personaggi possono saltare, Wario è escluso perché non salta, lui... si autopalleggia. Oddio, che dovenia, non lo volevo dire. Per questa missione possono servirvi due cose: o un personaggio che salta tanto, oppure un salto buono su questi fiori strani. Nella missione per Nintendo 64 bisognava per forza usare i fiori, in questo gioco invece no, perché se non sbaglio basta usare Luigi, esatto. E la stella si trova qua dentro. Non scherzo, è letteralmente qui dentro. Ma prima di andare avanti, il cartello vi dice: sali sul guscio splendente e vai dove vuoi, fai fuori tutti i nemici. Sì, qua infatti c'è un guscio, che però non ci interessa perché la stella, ripeto, è qui dentro. Quindi prendiamo la stella e poi facciamo già la prossima missione, perché ci serve. Stelle argento gelate. In effetti, se volete usare Yoshi, è praticamente il personaggio più bilanciato, perché può comunque usare ogni singolo cappello sin da inizio missione, come vi ho già detto tipo 7 volte, ma dettagli. Quindi conviene usare Yoshi al posto degli altri? No, perché se venite spesso colpiti vi conviene più che altro usare gli altri personaggi, che quando vengono colpiti magari non vi lasciano il cappello. Però, sì. Allora, per questa vi conviene prima prendere questa stella in maniera normale, che si può fare ovviamente, ma... io non ci riesco perché sono molto intelligente.
Riuscirò a farcela? Ok, perfetto. E poi prendere il resto. È un percorso molto semplice. Aggiungerei, nella missione di Nintendo 64, di Mario 64 per Nintendo 64, intendo dire quello, qui c'erano le monete rosse. Già, le monete rosse però sono state spostate ad un'altra zona qui, che vedremo però più avanti. Allora, qua c'è un'altra stella che ho appena preso. Mancano un paio, una è qua sotto da qualche parte. Eccola qua. E le altre due sono, una è qua sotto, state attenti, perché non potete prenderla senza troppi problemi, perché dovete per forza prenderla con il guscio. Senza guscio non si può prendere, infatti, ve l'ho già detto, quell'acqua è considerata come lava nel file di gioco, ergo, se vi colpisce, vi fa danno, rimbalzerete e perderete, quindi attenzione. Ovviamente io perdo una stella, e tutto quanto proprio, ma non importa, perché, ehi, almeno possiamo completare la missione con Yoshi. Ecco qui la stella un'altra volta che è riapparsa, quindi dammi la stella e facciamo la prossima e ultima missione dell'episodio. Però dentro l'igloo ci serve un'altra volta Luigi, perfetto. Allora, in questa missione vorrei parlarvi anche dell'igloo. L'igloo era infinitamente diverso in Super Mario 64 per Nintendo 64. Ma ovviamente già lo sapete, giusto? Perfetto. Dobbiamo semplicemente scalare un altro po' il... com'è che si chiama? Il monte barra pupazzo di neve. Però per farlo senza problemi... Oh mio... Per farlo senza problemi dobbiamo prima arrivare là senza problemi. Allora, vai. Ok, triplo salto funziona sempre. Da qualche parte qui, credo sia qua sopra. Vediamo un po' se è qua sopra oppure no. Esatto, c'è l'igloo. Ora, potete anche arrivare in cima e poi cadere, ma in sintesi, basta entrare nell'igloo. Ed eccoci qui. L'igloo è un livello dentro il livello che non viene considerato un altro livello. Sì, lo so, è strano. Allora, qua c'è una stella. Come si prende? C'è un bellissimo coso là. E per coso intendo blocco che vi rende invisibili. Inoltre, questa è la location delle monete rosse. Intanto, qua c'è anche la bobomba, anzi la buonomba, che ci prepara il cannone. Quindi, grazie mille, buonomba. Ora, anche quest'acqua dovrebbe, se non sbaglio, farvi danno, quindi attenzione. E, se non sbaglio, si può uscire dall'igloo una volta entratoci dentro. O entratici dentro? Quello. Però, vi conviene completare qui la missione delle 100 monete, che noi, aggiungerei, completeremo solamente nel prossimo episodio. Ok, episodio molto corto. Wow! Forse l'episodio più corto. Sì. Wow, perfetto, ok. Il problema è che non ho nient'altro da mostrarvi, seriamente. L'unica cosa che posso fare è andare a prendere, appunto, Mario per mostrarvi un'altra cosa. Cosa? Ovviamente il coniglio rosso, perché dovrebbe essere, ripeto, nella stanza dello specchio se ci entrate con Mario. Nota bene, dobbiamo ancora entrarci con Mario. Ci siamo stati con Luigi, con Wario... No, neanche con Wario. Però... sì, sì. Parlando dei minigiochi di Wario, credo che Wario abbia meno minigiochi tra tutti quanti i personaggi. Perché Yoshi ne ha minimo... 6, se non sbaglio. Luigi ne ha 4-5. E Mario ne ha un sacco, quindi... Sì, sì, perfetto. Allora, andiamo un'altra volta lì, vediamo se c'è il coniglio rosso, oppure se è un coniglio bianco il coniglio bianco. E poi basta, ci mancano ancora 5 conigli bianchi. Prima o poi mi andrà di farmarli, prima della fine del let's play intendo dire. Però non ora, non ora. Ah, già che ci sto, vediamo un attimo, l'ho scritta da qualche parte? Sì, la prenderemo più avanti, però qui c'è una stella che... Ah, vabbè, a questo punto la prendo. Grazie al potere delle stelle, la vita sta tornando al castello. Grazie. Dritta sul castello, nella stanza con gli specchi, cerca tutto ciò che non ha riflesso in essi. Già l'abbiamo fatto. Comunque non importa. In quella stanza troverai anche un amico che ha visto l'uomo invisibile. Sì, lo so. Quando vai... Eccolo qua. Quando vai alla città d'acqua, la puoi allagare con un salto in alto dentro un dipinto. Questa è una cosa che noi vedremo tra due episodi. Tra due episodi. No, aspetta. Il prossimo, perfetto. Quindi, sì, sta parlando ovviamente del quadro che odio di più. Ossia, dov'è? 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 Questo quadro qua. Lo detesto con tutto me stesso, ma quelli sono problemi miei. Allora, vediamo. C'è un coniglio, qui un ricordo male.
C'è un coniglio che ho appena preso, perfetto. Ah, mettimi giù. Sei un individuo violento e cafone. Ho preso la chiave, quindi è mia. Non c'è il tuo nome sopra. Ok, dammi la chiave, sblocchiamo il minigioco e completiamo questo episodio. Quindi, noi ci vediamo. See you next time, baby.